Radio Stereo 5 presenta Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy. Ed eccoci con le storie di Jimmy, il nostro atteso appuntamento che vede qui con me Jimmy Basilotta. Ciao Jimmy, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. E anche bentornato, perché sei tornato dalla Sardegna, quindi è finita la tua tournée, sei di nuovo in Piemonte, quindi insomma la storia di oggi è tutta piemontese. Sì, è una storia che si racconta a Entracque. A Entracque, un paesino molto carino tra l'altro, Entracque, ricco di scorci particolari, chissà quante storie si nascondono tra queste vie. Poi è un posto di montagne importanti, un posto di passaggio tra la parte del versante francese e il versante italiano, e difatti parliamo in questo momento di una montagna che è proprio un colle che consente di attraversare la Valle Gesso e arrivare invece nella Valle Vesuvina. Tanti anni fa, sulla colla, un costone di roccia e terra allora disabitata e assai poco frequentata, giunse all'improvviso una misteriosa signora con un bambino molto piccolo. Capitava che qualcuno, spintosi fin là, la vedesse apparire e sparire sempre con il bambino in braccio e muoversi in quel posto senza case e senza gente, come se ci fossero le case da gente per fare le faccende e i mestieri delle borgate di montagna. Passò un po' di tempo e la curiosità degli entraquesi diventò così forte che a Entracque e nei dintorni non si faceva altro che parlare della donna ormai da tutti chiamata la signora della colla. Un bel giorno decisero di salire numerosi, qualcuno persino armato di bastone, verso la colla e di circondarla da ogni lato. Quando però l'alba del giorno scelto per l'impresa la signora li vide arrivare, si strinse il bambino al collo e sparì come era venuta nelle rocce della montagna. I montanari si stupirono perché la roccia era liscia e compatta e non aveva aperture. Ma la stessa cosa successe altre due volte. Appena si avvicinavano, la signora e il bambino sparivano dentro la parete rocciosa per riapparire più in alto. Tentativi di catturare quell'apparizione durarono tre giorni, finché l'ultima sera, invitati dal prete che li aveva raggiunti, i montanari si misero a pregare, quasi a chiedere perdono di ciò che avevano tentato di fare. E mentre pregavano, in un lievissimo concerto di suoni e di luci, proprio là sulla roccia dove spariva la signora col bambino, apparvero alcune fessure simili a finestre. Da allora gli entraquesi chiamarono quel luogo Colle della Madonna delle Finestre. E così si chiama tuttora. Che bella storia mistica, insomma, ma pensa, io non sapevo, conosco bene Entracque, ma non sapevo assolutamente che ci fosse una storia legata all'apparizione della Madonna, insomma, niente meno, ecco, una cosa importante. Sì, e poi vabbè, è un luogo importante, dicevo che è un passaggio tra la Valle Vesuvia e la Valle Gesso, ed è anche uno dei passaggi in cui è passata la storia, quando gli ebrei in fuga da San Martino del Vesuvio sono scesi in Italia, hanno proprio fatto quel colle lì. Mi ricordo che raccontava Enzo Cavaglion, che è mancato da poco, che lui era salito su proprio verso il Colle delle Finestre con suo fratello la notte, recitando i salmi in ebraico per invitare gli ebrei a venire fuori e cercare così di accoglierli e trovare per loro un rifugio. È una storia molto triste, in effetti. Certo, però è anche bella, perché poi racconta come i nostri montanari sono stati, anzi, di grande supporto per molti di loro, hanno salvato moltissimi ebrei in fuga da San Martino. E quindi insomma è un colle che ha una sua storia, una sua leggenda, e tutte e due importanti. Assolutamente sì. Jimmy, come sempre ti ringrazio per essere stato con noi e ti do appuntamento alla prossima settimana. Un abbraccio a tutti. Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy.